Ciao a tutti, bentornati nel canile. Come potete vedere, oggi sono intervenuta assolutamente da guerra domestica. Quando vedete questo pile, sappiate che non ho voglia di vestirmi, di uscire, di fare niente, di truccarmi nulla. Però, appunto, prendete per buono il fatto che sono qui a registrare perché effettivamente ho voglia, ci sta e non voglio abbandonare assolutamente il mio canile a causa della mia pigrizia. Ecco, in inverno divento estremamente pigra, sappiatelo. Oggi il video è dedicato a un'azienda italiana che è Elan, avete letto nel titolo, che insomma oggi faremo una sorta di piccola antologia dei profumi che posseggo e che conosco di questa azienda. Molti di questi, la stragrande maggioranza in realtà, li ho ricevuti in regalo, nel senso che grazie alla generosità di chi mi segue o di persone con cui ho dei rapporti di amicizia, ho avuto modo di provare diverse fragranze di questa azienda che purtroppo io non riesco a seguire con costanza o non riesco a stare al passo delle sue uscite per il semplice fatto che dalle mie parti la trovo con grande difficoltà, quindi non riesco proprio fisicamente a reperire materialmente, diciamo, le fragranze e i prodotti di questa azienda. Però per fortuna c'è chi molto generosamente viene in mio soccorso e mi fa provare appunto le fragranze. Qui davanti ho messo tutti i profumi in fila con le varie mougliette su cui ho spruzzato le fragranze perché sono comunque un bel po' e di conseguenza era impossibile gestirle con i miei arti, ecco. Prima di entrare nel vivo del video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti, se siete appassionati di profumi, se volete sentir parlare di profumi, se volete vedere profumi, se vi piacciono i campioncini, se vi piacciono i discovery set, se vi piace approfondire tutta la materia del mondo dei profumi, perché come spesso dico, mi piace l'idea di fare divulgazione, nel senso di trasmettere qualche conoscenza che non sia soltanto far vedere una svagonata di roba. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre fragranze prefe di Elan, se ci sono alcune che secondo voi dovrei provare, nel senso che alcune che magari meritano l'hanno usata, meritano l'utilizzo, vi hanno dato particolare soddisfazione, o anche magari quelle che al contrario non vi convincono particolarmente, ovviamente ditemi anche perché. Elan è un'azienda che sforna tante fragranze, consultando Fragrantica anche proprio nei mesi scorsi, perché questo video l'avevo meditato da tanto tempo, ho visto che nel database ci sono tante, 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 tante fragranze e infatti mi chiedo e mi domando quanti lanci facciano all'anno, o a quanto pare è un'azienda che è attiva sul mercato da moltissimo tempo. Io penso che tante di quelle che vediamo ovviamente su Fragrantica sono ovviamente quello in archivio, quindi penso che tante siano discontinuate, non si trovino più. Sono sicura di aver cannato qualcuna perché ho queste fialette sparse in giro per la mia stanza, che a volte sembra essere grande quanto il mondo quando cerco le cose. Quindi spero di aver preso tutte quelle che ho e che ho ricevuto, probabilmente non sarà così. Ecco, in ogni caso, scusate, come sapete le mie modalità sono sempre molto arrangiate. Iniziamo. Allora, Elan, azienda genovese di stampo taglio, diciamo, erboristico, e anche i prezzi sono quelli prezzi da erboristeria. Quindi diciamo che penso che Elan rappresenti, insieme all'erbolario e Natures, la triade, diciamo, probabilmente abbastanza solida sul mercato italiano che appartiene a questa fascia di prezzo, quindi parliamo di quei profumi che costano all'incirca 23 euro, 25 euro, eccetera. Quindi proprio il target erboristeria. Poi ci sono anche altri brand, ovviamente, però penso che come anche proprio popolarità e come numero di uscite, eccetera, eccetera, probabilmente i primi marchi che mi vengono in mente, che sono assimilabili e paragonabili come taglio proprio anche di marketing e di fascia di posizionamento prezzo, sono appunto questi tre. Iniziamo perché ne ho diversi. Vi dico già che si può dire che di questi proprio ho comprato volontariamente soltanto un profumo. Gli altri li ho tutti ricevuti, fortunata. Partiamo da quello più famoso, quello più iconico, così ce lo leviamo subito dalle balls, anche perché ne ho parlato diverse volte nel canale. Si tratta di Tonka e Peperosa. Tonka e Peperosa è un piccolo cult su i social, su YouTube, eccetera. Questo profumo che ruota intorno a questo accordo semplice ma estremamente efficace, molto pandan anche con il mio tartan, che non è Vivienne Westwood, per chi se lo stesse chiedendo. Tonka e Peperosa, quindi fava Tonka e Peperosa. Si parla di una fragranza che molto spesso viene associata alle atmosfere natalizie. Ci sta, è plausibile.
Io la uso, si può dire, un po' tutto l'anno, dall'autunno all'inverno è una fragranza che uso. Questa è la bottiglia che mi ha gentilmente dato la mia amica, però gliel'ho comprata a un prezzo stracciatissimo, ovviamente, Eleonora Parfumelle, ciao tesorone, perché a lei non piace, quindi lei ha detto prenditela, a me non piace. Avevo utilizzato un'altra fialetta da 10 ml, mi era piaciuta. E mi ero decisa che era un profumo che dovevo avere. Tonka e Pepe Rosa è un profumo che spesso utilizzo quando non so cosa mettere, cioè, ovviamente molte persone che mi seguono so che hanno una discreta e cospicua quantità di fragranze in casa proprio perché sono molto appassionate, ma a volte è proprio l'imbarazzo della scelta che ti porta a non sapere cosa indossare. Cioè, a volte parto già dal letto la mattina in cui penso a che profumo indosserò la sera e tipo passo in rassegna 15 profumi. Poi magari arriva quel momento in cui devi veramente scegliere e pensi: non so cosa voglio mettere. È un po' quando uno ha tanti vestiti e passa le ore a fissare l'armadio così. Non è il mio caso perché non ho molti vestiti, però molti profumi. E quindi niente, Tonka e Pepe Rosa è quel profumo che spesso e volentieri mi toglie dall'imbarazzo della scelta. Mi sento molto confidente con questa fragranza perché unisce la rotondità della fava tonka, quindi questa componente un po' mandorlata, un po' di frutta secca, con quella sorta di polverosità, in realtà è una componente cipriata tipica della fava tonka, unita però alla frizzantezza del pepe rosa. Qui l'effetto frizzante, proprio pungente della bacca di pepe rosa si sente tanto e penso che queste due note vadano perfettamente insieme. È un profumo iper conosciuto, ormai lo sapete tutti, ed è un profumo che secondo me effettivamente merita la sua fama. Devo dire che io l'avevo provato in primis nella mia vita. Mi sono approcciata a questa fragranza sotto forma di bagnoschiuma e vi dico la verità, sotto forma di bagnoschiuma non mi fece impazzire, cioè pensai a tutto qui, cioè tutta questa storia intorno a questa fragranza, però mi aspettavo molto di più, ero rimasta un pochino delusa, però poi effettivamente sotto forma di profumo posso dire che è diverso. Questa cosa fatemi sapere anche a voi se, insomma, se vi è capitata. A volte percepisco che la formulazione di alcuni prodotti sia estremamente determinante per la loro resa olfattiva. Mi capita di provare prodotti in formato crema per il corpo e la loro fragranza mi piace molto di più in quella veste che non in formato profumo e viceversa. Ovviamente questo non è soltanto la mia impressione, è anche qualcosa di oggettivo, perché effettivamente quando nei laboratori vengono declinate le diverse formulazioni, perché ovviamente la formula di un profumo è diversa rispetto a quella di una crema, non è sempre possibile mantenere proprio quella formula originale proprio per adattarla al prodotto che in quel momento appunto si è messo in produzione. L'ho detto malissimo, ma diciamo che la composizione chimica di una crema per il corpo rispetto a quella di un profumo, rispetto a quella di un bagnoschiuma, fa sì che a volte è necessario adottare degli aggiustamenti alla ricetta originale del profumo perché altrimenti non ci sta bene. Ecco, l'ho detto una merda, ma spero che mi abbiate compreso. Quindi, beh, detto questo, mi piace, lo conoscete tutti, possiamo andare allegramente avanti. Penso che questo ormai sia un grande cavallo di battaglia comunque di Elan. Passiamo a un'altra profumazione, o meglio tre, perché si parla di una piccola collezione. Questa cosa Elan spesso la fa, che è una sorta di interpretazione di un ingrediente specifico, declinato in vari modi. L'ha fatto con le vaniglie, l'ha fatto con le ambre. In questo caso parliamo di fiori perché la linea è Cuor di Petali. C'è cioè Cuor di Petali infinita, inattesa e iconica. Sono tre profumi molto diversi, tre declinazioni differenti dello stesso fiore, che secondo me è la rosa, cioè è la rosa. Si presenta in maniera molto differente. Allora, Infinita è quello che ho spruzzato qui. Ovviamente vi metterò sempre l'icona del profumo grande per farvi orientare. È la classica declinazione di una rosa fresca, cioè la classica rosa primaverile, la rosa che non vi dà l'impressione di essere stata recisa, ma la rosa ancora attaccata alla pianta, quindi una rosa viva, una rosa quasi ricoperta di rugiada. È la classica rosa romantica, se così possiamo dire. La rosa nelle classificazioni olfattive è un fiore che si colloca sia nell'ambito dei fiori freschi sia nell'ambito dei fiori ricchi, perché in base a come viene processata la rosa, si ottiene un risultato, diciamo, specifico che la fa collocare nell'uno e nell'altro gruppo. La stessa cosa, succede con il fiore d'arancio, questo ve l'ho detto in uno dei miei recenti video, in cui praticamente in base alla lavorazione si ottiene il neroli, quindi fiore fresco, o l'assoluta di fiore d'arancio.
d'arancio, quindi fiore ricco. La stessa cosa accade anche con la rosa. L'olio essenziale di rosa, quindi quando la rosa viene processata per distillazione e si ottiene l'essenza, fa rientrare la rosa nell'ambito dei fiori freschi. Quindi fiore romantico, fiore bocciolo, giovane in qualche modo, non c'è quell'idea di fiore decadente. Invece l'assoluta di rosa, che viene processata quindi attraverso altre metodologie estrattive, dà luogo a un prodotto di lavorazione che è molto più denso, molto più corposo da un punto di vista proprio molecolare e anche ovviamente direi solfattiva, e questo fa sì che in questo caso la rosa si collochi nell'ambito dei fiori ricchi. Questa sicuramente è una rosa fresca, ok? Quindi quelle rose da vestito svolazzante in una giornata di maggio, ecco. È un profumo, ecco, adesso mi inizio a trasmigrare, l'assunzione della Vergine è iniziata. È un profumo, dicevo, che non si è inventato assolutamente niente, cioè nel senso non trovo che sia particolarmente innovativo o particolarmente imperdibile in una collezione, però sono anche io che non ho questo grandissimo amore smodato per questa tipologia di rosa, cioè non posso dire che sia cattiva, però per me ce n'è una, basta e avanza, cioè non è qualcosa che vado ad esplorare di continuo o che mi incuriosisce conoscere tutte le varie alternative, come ad esempio un altro fiore che mi può piacere, come appunto già lo stesso fiore d'arancio o il gelsomino, cioè parliamo di quei profumi che io ho veramente in serie perché sono ingredienti che mi interessano particolarmente. La rosa per me non è tra questi, quindi un profumo del genere è uno di quelli che magari in negozio lo spruzzo, dico ah sì, ok, buono. Però poi dopo lo mollo lì. Non so se c'è della peonia anche all'interno, però mi pare di coglierla. Potrebbe non esserci. Per me il connubio rosa peonia è proprio il classico connubio che rende perfettamente questa idea del fiore fresco, cioè del fiore romantico, del fiore di colore rosa, il fiore da ragazza giovane, estremamente trasparente, da un'idea proprio di trasparenza. Poi il secondo di questa linea è In attesa. In attesa è già molto più oscuro. Allora, In attesa è una rosa rossa. Innanzitutto, quando si parla di colori delle rose, sappiate che sono sempre comunque delle evocazioni per farvi andare per associazioni di idee, perché la rosa rossa, ad esempio, è un fiore che non si processa in profumeria, così come a volte si leggono nelle piramidi rosa gialla, rosa bianca. Sono tutte, diciamo, licenze poetiche per farvi sognare nel momento in cui leggete una piramide o nel momento in cui, appunto, un venditore di un atelier di profumi, di una boutique vi presenta un prodotto, ok? Sappiate che nell'ambito della profumeria le rose che si processano appunto per creare le fragranze sono soltanto due: la rosa damascena e la rosa centifolia. Tutte le altre sono cazzatine che vengono dette in maniera bonaria per farci appunto sognare e per vendere meglio, per dare delle evocazioni e per trasmettere dei messaggi. Quindi quando io vi dico una rosa rossa non significa che è stata utilizzata una rosa rossa, non è stata distillata una rosa rossa, ma vi voglio dare quell'idea di una rosa molto più carnosa, di una rosa molto più scura, di una rosa che ha una sorta quasi di accenno di decadenza all'interno, una rosa anche un po' più sensuale, quindi che non trasmette soltanto quest'idea di freschezza giovanile, ma una rosa anche un pochino più adulta. Anche questo profumo secondo me non si è inventato particolarmente qualcosa. Questo tipo di rosa è quella rosa che secondo me ricorre anche molto spesso nei profumi arabi o comunque in quei profumi che sono stati estremamente in voga negli ultimi tempi, che hanno replicato questo accordo tipico della profumeria araba, che è quello di rosa oud zafferano, che come sapete personalmente non lo sopporto più in nessun modo e con nessuna giustificazione. Questo diciamo che un po' ci si avvicina, non è particolarmente orientaleggiante, però è quello che un po' più ci avvicina. Io ci sento una parte anche speziata, non ho come le note, non le aperte, quindi ovviamente nel caso vi potete andare a documentare voi sul sito di Elan, però la sensazione olfattiva che ne deriva è questa. Ci sento una parte anche quasi leggermente incensata, nel senso di c'è un richiamo a qualcosa anche di resinoso, di balsamico. Quindi questa è una rosa sicuramente un po' più da sera, una rosa un po' più sexy, una rosa che vuole trasmettere un'immagine più di sensualità e di profondità. Certamente lo è rispetto a quell'altra. E poi c'è Iconica. Iconica è la rosa che, per quanto mi riguarda, assomiglia più a una saponetta. Cioè questa è proprio la rosa
del sapone alla rosa, cioè c'è una forte, fortissima componente proprio quasi cremosa. Io penso che ci siano degli aldeidi qui dentro, perché l'immagine che ne deriva è proprio quella di della saponetta color rosa, magari anche a forma proprio di bocciolo di rosa, che si può trovare nelle toilette un po' dei tempi andati. È un profumo sicuramente molto cosmetico. Cosa intendo per cosmetico? Intendo che lo immagino molto bene declinato in una forma anche proprio di crema per il corpo, di bagnoschiuma, cioè mi trasmette proprio l'idea della crema, come quando versate, no, il bagnoschiuma sulla mano e ha una consistenza molto densa, molto cremosa. Ecco, per me questo è così. Si sente sicuramente la parte di rosa, questo forse tra tutti è quello che comprerei di meno, perché sono abbastanza sicura che mi possa stufare facilmente, e quando i profumi hanno questa consistenza così cremosa, mi accorgo che li scelgo molto poco. Cioè, sono quei prodotti che prediligerei sotto altri tipi di formulazione, appunto un prodotto per la detersione o una crema, una lozione per il corpo, ma sotto forma di profumo mi viene un po' a noia e anche sicuramente un po' più retro, cioè nel senso è quello che secondo me potrebbe sembrare un po' più datato, credo che faccia riferimento a un'ispirazione che comunque guarda abbastanza indietro nel tempo. La rosa è comunque, secondo me, non secondo me, cioè anche un po' in generale, penso che siamo tutti d'accordo nel poter dire che la rosa è un ingrediente che ha una componente comunque potenzialmente retro. Se già pensiamo soltanto a un accordo tipico della profumeria, iconico, che è l'accordo Chypre è un accordo che fa subito retro, e la rosa è proprio al cuore. È centrale in questo accordo. Infatti, per me il profumo Chypre è un profumo che sa tanto di rosa e rappresenta quella declinazione della rosa proprio retrò. Ecco, irrompo nel video perché avevo già tolto la fotocamera di mezzo, ma mi dispiaceva non parlarvi di una fragranza che io conosco di Elan, ma che non posseggo più. Quindi non ci fate caso, troverete questo montaggio un po' come il cavolo a merenda. Una piccola parentesi: la fragranza di cui vi parlo è Mono di Tahiti. Di questa fragranza non ricordo se vi ho già parlato, ma forse sì, però penso che sia il caso di citarla in una review monografica dell'azienda, anche perché è una fragranza che effettivamente ha avuto molto successo ed è molto famosa appunto per Elan. Si tratta di uno splendido monoi, quindi fragranze solari può dare veramente lezioni a tutti. È un monoi meraviglioso perché è estremamente declinato dal punto di vista floreale, quindi secondo me si sente tanto, non tanto la parte di cocco, quanto si sente molto la parte di fiore, cioè proprio il fiore del Tiaré. È una fragranza solare in cui si pone l'accento, secondo me, tantissimo sulla parte fiorita, cioè quindi è proprio la parte del fiore di Tiaré che viene estremamente esaltato. È una fragranza peraltro molto, che io percepisco abbastanza forte, quindi quando l'avevo, perché l'ho venduta, quando l'avevo ero estremamente dubbiosa su qual era il momento giusto per indossarla. Sicuramente mi sono resa conto con il tempo che non riuscivo ad indossarla con il caldo. Quindi era una fragranza che paradossalmente, pur parlandomi tanto d'estate, non riuscivo a portarla in estate piena. Questo discorso che già vi ho fatto sulle fragranze solari, che non riesco a portarle poi quando effettivamente fa troppo troppo caldo, se non forse di sera. Quindi vi dico, la fragranza solare io riesco a portarla per lo più nell'anticamera dell'estate, quindi possiamo dire nella tarda primavera, finché non inizia ad ingranare davvero il grande caldo. Quindi sappiate che è una fragranza molto presente, non è una fragranza evanescente, quindi è una fragranza che agli abiti si attacca veramente tanto, e anche sulla pelle si attacca, una bellissima proiezione, quindi una fragranza possiamo dire anche abbastanza intensa. Quindi mi sento davvero di consigliarla a chi ama tanto il Monoi, a chi ama le fragranze al Tiaré, a chi ama molto la declinazione del profumo crema solare. E vi posso dire che ha la sua identità, cioè il Monoi di Elan non mi ricorda nessun altro tipo di Monoi, non assomiglia neanche a quello di Vrocher, perché in quello di Vrocher io ci sento molto di più quella componente di olio solare e quella componente quindi anche un po' di cocco, di tropicale. Invece in questo caso, come vi ho detto, ci sento tantissimo la parte fiorita.
Quindi mi direte perché l'hai venduto, se ti piaceva così tanto, perché purtroppo il mondo dei profumi è bastardo e ho collegato questa fragranza ad un periodo non felicissimo della mia vita e quindi di conseguenza purtroppo avendola indossata inconsapevolmente e involontariamente in quel periodo, successivamente non riuscivo a portarla con serenità, ma è l'unico motivo per il quale non la indosso, quindi per una questione mia di vissuto personale, ma mi sento davvero davvero tanto di consigliarvi questa fragranza. Penso che veramente meriti, ovviamente vi deve piacere il genere, ma se vi piace il genere sono sicura che non vi deluderà, quindi datele veramente una chance. Cambiamo completamente registro e parliamo di un profumo che mi piace tantissimo. Ho valutato di acquistarlo, ma non lo farò perché sono nel mio periodo no buy, perché no, non si può comprare tutto quello che ci piace. Ho deciso questa cosa. Quindi mi godo la mia fialetta e poi si vedrà. Vi parlo della fragranza agrumata insomma, di Elan, che è appunto agrumé. Quando dico fragranza agrumata, perché penso che vi siete accorti che un po', soprattutto questa tipologia di aziende, come possono essere appunto anche il Rocher, Bottega Verde, La Mande e tutte quelle che vi ho citato, hanno, no, le loro proposte in merito al profumo alla vaniglia, al profumo marino, al profumo solare, al profumo agrumato, cioè nessuna azienda di profumi che si rispetti può non avere, può permettersi di non avere una fragranza agrumata nel suo mazzo di carte. E vi dico che la fragranza agrumata di Elan per me è deliziosa. La cosa che mi ha stupito è che è una fragranza che riesce a non essere scontata nel difficile mondo delle fragranze agrumate. Questo perché, se mi seguite un po', sapete che io adoro le fragranze agrumate. La famiglia Spiridata è una delle mie famiglie preferite, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Io mi nutro di queste fragranze agrumate perché mi trasmettono proprio questa idea di solarità, di calore, di ritorno alla vita. Le trovo estremamente corroboranti ed estremamente proprio, diciamo, portatrici di luce e di buon umore. Però purtroppo la fragranza agrumata, quindi che può essere anche il cosiddetto accordo colonia, è difficile renderlo veramente originale perché vuoi o non vuoi, gli agrumi quelli sono, le essenze agrumate quelle sono. Creare una fragranza agrumata e non dare l'impressione di un già sentito, secondo me, è estremamente complicato, anche perché a un naso non ben allenato, le materie prime agrumate, vuoi non vuoi, sembrano quasi tutte uguali, cioè non è molto semplice distinguere un'arancia dolce da un'arancia amara, da uno yuzu, da un mandarino, se non si è particolarmente allenati. Quindi si sente agrume, ok? E il nostro cervello un po' appiattisce il tutto. Quindi lo noto anche io che magari annuso tante cose e che ho avuto modo di sentire anche le materie prime in purezza, me ne accorgo io stessa che davvero non è facile poter sentire una fragranza agrumata e dire oh, innovazione. Quindi sembrano quasi tutte un po' uguali. Premesso questo profumo per me riesce a distinguersi nel parterre delle fragranze agrumate perché è davvero buono. In che senso? Mi spiego. Non so se al suo interno è contenuto tipo del dihydromyrcenol, qualcosa che abbia a che fare con la detergenza, con la pulizia, ma appena spruzzato questo profumo mi dà proprio un'idea quasi di detersivo, ma non di detersivo tipo detersivo per i piatti, lo svelto, un'idea di detersivo tipo morbidente. Non so se è una mia impressione del mio naso o effettivamente è così. Fatto sta che riesce ad essere una fragranza morbida, nonostante sia una fragranza fortemente agrumata, cioè molto spesso gli agrumati hanno questa caratteristica proprio di base acidula, spigolosa, ma è proprio l'agrume che lo richiede e che conferisce questa sensazione. Invece in questo caso sento già un qualcosa di abbastanza morbido, agrumato ma morbido, cioè quindi è qualcosa di un po' inusuale. Credo che in prevalenza ci sia qualcosa come un mandarino, ma non lo so, non ne sono sicura. Fatto sta che non posso dire che sia una fragranza che mi ricorda qualcosa. Ho delle difficoltà nel scriverla perché le fragranze agrumate sono così, come vi dicevo, cioè si descrive sempre un po' con se stessa, però in questo caso ha un quid di particolarità che non vi so dire da cosa deriva, ma io lo sento sicuramente. È una fragranza che non vira tanto verso il limone bergamotto, quindi verso gli agrumi un po' più amari, più aspri, ma vira secondo me di più verso arancia e mandarino.
Però non è una fragranza che sa di mandarino, cioè non è una fragranza che ricorda ad esempio una scorza di mandarino di quelle che utilizziamo a Natale. No, c'è dell'altro. Io ce la sento tanto questa parte di un po' di detersione. Non so se è una mia impressione o se veramente all'interno della piramide sono contenute queste note tipo di nuova freschezza, però mi sembra di sentirle. In ogni caso mi piace un casino, quindi se siete degli appassionati di fragranze agrumate, ma volete uscire dallo scontato un po' del profumo agrumato, vi consiglierei di sentire questa, perché questa secondo me ha qualcosa da dire. Non è una fragranza da dare per scontata, assolutamente no. Penso che mi devo dare una mossa perché ci sono ancora tanti profumi. Vado in ordine di come li ho spruzzati e passiamo ad una fragranza, secondo me, di stampo un po' più maschile ed è Elemi. Quindi una fragranza che ha un taglio sicuramente più forte, più robusto, più virile, senza ombra di dubbio. Elemi ovviamente è una resina, è una fragranza questa di stampo assolutamente legnoso, legnoso e aromatico. Non è una di quelle fragranze che io indosso volentieri, perché benché una fragranza possa essere interpretata liberamente come maschile, femminile, unisex, indossata un po' come ci pare, sembra che sto morendo, scusate. Mi guardo nell'anteprima e ho un aspetto veramente infelice, ma ok, spero che questa cosa non vi urti troppo il sistema nervoso. Dicevo, nonostante ci sia ovviamente la libertà di interpretare una fragranza un po' come ci pare, a me le fragranze di stampo maschile non piacciono particolarmente, quindi non saprei in che occasione indossarla. Percepisco sempre questo aspetto un po' più maschio, mascolino per l'appunto, che non me la fa apprezzare al 100%, quindi sono sempre un po' in difficoltà con questa tipologia di profumo. È una fragranza appunto da uomo, secondo me, e quindi se vi piace questo tipo di impostazione un po' legnosa, un po' aromatica, sicuramente fresca, perché inalando mi arriva proprio una sensazione di fresco alle narici. Questa vi può piacere, non è una fragranza che rientra però nei miei gusti, quindi non avendola indossata non vi posso dire granché, non ho avuto modo di sperimentarla. A proposito di fragranze che non ho avuto modo di sperimentare, ve ne parlo di altri due, ma perché ne sono entrati in possesso praticamente da 2 giorni. Maria Cristina ha messo nei commenti: ciao, ti faccio un cuore così un po' da, come dire, da millennial. O da generazione Z, insomma, queste robe. Insomma, mi ha mandato un pacchetto, un pacchettino adorabile come lei, che conteneva anche 2 fragranze di Elan, e quindi ve ne parlo. Una è una di quelle proprio uscite questo autunno, che è, leggo perché non mi ricordo ancora, Desiderio Intenso. Elan ha fatto questa linea dedicata, tipo, se non sbaglio, ai legni preziosi, alle foglie cortecce, insomma, una linea di fragranze legnose, e posso dire che questa è una celebrazione sicuramente del patchouli. Il patchouli in questa fragranza si sente, è un patchouli sufficientemente terroso da essere reputato tale, ma non troppo terroso da entrare nell'ambito dell'importabile, nel senso che, come sapete, io piano piano sto cercando di avvicinarmi al patchouli, sto cercando di capirlo, di entrarci in sintonia, di farci la pace. Ci sto anche abbastanza riuscendo. Questa è una fragranza che, se siete abbastanza pacifici col patchouli, penso possa piacervi. Cioè, non è un patchouli hardcore, assolutamente no, però non è neanche un patchouli acqua fresca, nel senso si percepisce questa componente cupa, umida, terrosa del patchouli, però non è quel terroso che vi sembra proprio di avere la terra in gola. C'è un contorno certamente di fiori. Non so se è presente qualcosa appunto tipo rosa, ma mi sembrerebbe di sentire qualcosa tipo rosa, ma la cosa simpatica di questa fragranza è che riesce ad avere anche una sorta di componente quasi acquatica, cioè nel senso ha uno socchè di fresco, di trasparente, che è un'aggettivazione che non utilizzerei solitamente parlando di un profumo al patchouli, perché invece è sempre molto cupo, scuro, proprio non ci vedete attraverso. Invece in questo caso sento una componente proprio un po' acquatica e trasparente, quindi come se fosse un patchouli che, diciamo, si è un po' conciliato con il mondo. Così mi sento di dire. Queste sono le mie prime impressioni, perché è una fragranza che appunto sto conoscendo proprio in queste ore. L'ho spruzzata per la prima volta nella mia vita ieri, e quindi ovviamente mi sembrava il caso di parlarvene, visto che parlo di profumi Elan, però anche in questo caso non so dirvi molto. Così come stamattina, quindi proprio per il rotto della cuffia, ho conosciuto un'altra fragranza anche abbastanza famosa, uscita non troppo tempo fa, che è Kaffa. Parliamo degli ultimi anni, immagino.
È un profumo che inizialmente io pensavo fosse simile a porca miseria, aiutatemi, Intense Café, invece no, perché poi dopo ho collegato Intense Café e dovrebbe essere vagamente simile a Good, cioè quello scritto Jude con la confezione fucsia, ok? Se non ho capito male, questo è un profumo che inizialmente non riuscivo a collegare a un qualcosa nello specifico, adesso lo collegherei, non so se sbaglio, un po' a Black Opium, perché mi ricorda anche un po' Gardenia di Zara, quindi un profumo in questo caso molto dolce, di quella dolcezza un po' millennial per l'appunto, bello pesante, io ci sento tanto miele. Non so se potrebbe essere anche un po' simile a Scandal di Jean-Paul Gaultier o anche tipo al famoso, ormai famoso sui social, Police Shocking Scent, che è una fragranza appunto fortemente melata, intanto mi prude l'occhio, fortemente melata che si ispira a Scandal a quanto pare, è come se fosse, per quanto mi riguarda, un po' un mix tra Scandal per questa componente bella intensa di miele e Black Opium che presenta invece queste componenti molto più, diciamo, sul fronte pralina, cacao, caffè, dolciume. È un po' un dolcione degli anni 2020, ecco, se così possiamo dire. Non è una fragranza di quelle che correrei a comprare. Sicuramente no. O Gardena di Zara che un giorno penso di vendere, l'altro giorno non lo so, ma comunque lo indosso estremamente poco. Passando il tempo ho capito che mi piacciono alcuni profumi dolci, però non questo tipo di dolcezza. Questo tipo di dolcezza che è collegabile sempre a questo universo pralinato, vuoi non vuoi, non me la cago, ecco, se così dobbiamo dire. Quindi per me queste sono le mie prime impressioni in merito a Elan Kaffa, quindi questo mix di forze dolci, ecco. Poi un'altra fragranza di cui vi ho già parlato, quindi vado veloce anche in questo caso, altrimenti si fa sempre mattina, è iconico More in Muschio. Allora, More in Muschio di Elan, fragranza che in questo caso mi è stata regalata da un membro del canile. Ciao tesoro, io non ti nomino mai perché tu mi hai detto che sei timida e non vuoi essere nominata, però io ti devo per forza salutare, quindi ciao, grazie, tanti bacini anche a te. More in Muschio di Elan è una declinazione dell'amore del muschio che mi piace tanto. Come sapete, sono appassionata di questo tipo di accordo, mi piace molto, lo cerco spesso, soprattutto nel periodo autunnale, mi fa proprio sentire che l'autunno è alle porte. Si tratta di un profumo che è abbastanza oscuro, cioè nel senso non è una mora zuccherina, non è una mora gelatinosa, non è una mora tipo confettura di frutti di bosco, ma è una mora molto secca perché c'è molto presente questo lato legnoso, cioè una mora boschiva. Per me questo è un profumo che possiamo dire sa un po' di rovo perché si sente questa parte vegetale, fogliacea, anche proprio di terriccio, di umido, di un punto non molto inondato dal sole. È proprio anche di legno che poi accoglie anche questo frutto, però è un frutto che, come sappiamo, non è zuccherino, cioè non parliamo di una pesca o di una banana, parliamo ovviamente di un frutto che già in sé è un frutto abbastanza acidulo e in questo caso è proprio, come dire, fotografato nel suo habitat naturale, quindi questo habitat anche un po' inospitale con un po' di rose. Buonanotte, con un po' di spine, quindi ovviamente quando pensi alle spine pensi alle rose, con un po' di spine, proprio questo effetto rovo, rovo all'ombra. È cupo quanto basta questo profumo, mi piace e lo apprezzo davvero tanto perché non lo trovo scontato e non sa di caramellina alla mora. Poi ci sono dei momenti in cui cerco la fragranza che sa di caramellina alla mora, ma quando voglio di qualcosa di un po' più dark, questa fragranza è un ottimo alleato. Vi posso dire che tra tutti quelli che ho provato dei profumi mora e muschio, questo è quello che mi ricorda maggiormente il mora e muschio dell'artisan parfumiere, quindi il famoso Murette Musk, è quello che secondo me più si avvicina a quel tipo di profumo, quindi a quel tipo di declinazione della mora e del muschio.
Ve ne ho già parlato, quindi non voglio allungare troppo il video, già di per sé lungo. Nel caso andatevi a guardare il video 50 sfumature di Mora o profumo dell'amore a muschio, insomma non mi ricordo come l'ho chiamato, però lo trovate sicuramente nel Magico Canile, quindi andatevelo a guardare perché ne ho già parlato. Si tratta di un profumo che comunque mi sento di consigliare a chi ama i profumi fruttati, ma non vuole quella componente appunto un po' zuccherina, un po' fanciullesca tipica dei profumi troppo fruttati, perché ripeto, qui è bella presente la componente legnosa, la componente un po' più diciamo di pianta, un po' più vegetale, quindi mi piace, l'ho apprezzato. Maneggiando questa bottiglia mi è venuto in mente il muschio bianco di Elan che vorrei tanto provare e che è in vendita sul mercato proprio con questa stessa boccia, però con dei colori differenti. Fatemi sapere se l'avete provato quel muschio bianco perché io non l'ho mai provato, ma una parte di me è convinta che sia un muschio bianco buonissimo, quindi nel caso a voi che l'avete provato confermare o smentire questa mia sensazione. Poi andiamo verso un altro tipo di profumo, in questo caso profumo marino, parliamo di Ozone. Allora, Ozone, come vi dicevo prima, è la fragranza, diciamo, marina di Elan. In questo caso, però, volevo fare una distinzione che ho potuto notare sempre grazie a Maria Cristina, che mi ha mandato sia la fialetta del profumo, sia la fialetta dell'acqua per il corpo. Perché si tratta, in questo caso, un po' a sostegno e a supporto del discorso che vi facevo prima sulle diverse, diciamo, rese olfattive delle varie formulazioni, il risultato è effettivamente differente. Sulla mougliette ho spruzzato il profumo, quindi l'eau de toilette, e è un profumo che vira molto più sul maschile, cioè nel senso è un profumo marino, è un profumo in cui si sente questa componente salata, ma in cui io sento tanto anche una componente tipo di erbe aromatiche, quindi una fragranza che è buona e che vi piacerà nel momento in cui non gradite particolarmente i profumi dolci, cioè vi piacciono i profumi che non hanno delle tracce di dolcezza al loro interno, perché questo oggettivamente non ce l'ha, anzi tende proprio verso un aspetto di profumeria maschile, però a differenza di Elemi, questo lo sento più pacificamente unisex, mentre Elemi secondo me è nel barometro tende molto più al maschile, questo si colloca non perfettamente a metà, ma diciamo così verso il maschio. Quindi lo reputo ancora semplicemente portabile anche da una donna, quantomeno che ha dei gusti come i miei. Quindi questo è un profumo marino, salato, aromatico, che penso sia più maschile. Poi però, di tutt'altro stampo, e qui è la full size, è l'acqua idratante per il corpo. Questo è il mio regalo di compleanno di Maria Cristina, ve l'ho già mostrato. Vi posso dire che questo è tutto un altro tipo di prodotto e mi piace molto di più perché è una declinazione molto più femminile dei tipici accordi marini e salati. A parte che mi piace tanto la confezione perché è tipo gommata, a parte nella fotocamera fa un effetto tipo fluo. Però è tipo un po' gommato, un po' tattile, mi piace molto. Anche lo spruzzino mi piace, lo spruzzo nell'aria. È qualcosa di super vitalizzante. In questo caso si sente sempre questa componente aromatica, si sente sempre questa componente marina. È proprio il caso di dire una fragranza ozonata, e dopo vi dico la differenza tra marino e ozonato. Questa è la classica fragranza ozonata che però ha una sorta di quid di dolcezza in più, di stampo femminile, non mi chiedete perché, potrebbe esserci una piramide qui, chissà. C'è in italiano? C'è in italiano. Sì, allora parla di dragon fruit, semi di tamarindo, addirittura acqua marina. Vabbè, ovviamente le descrizioni sono sempre così. Comunque parla di agrumi effervescenti, boccioli in fiore, legni e accordi acquatici. Sono d'accordo. La parte dei fiori non l'avevo molto sentita, però sicuramente c'è una parte anche un pochino fruttata, ma vi dico, questa fragranza è veramente deliziosa, cioè io già mi ci vedo quest'estate a spruzzarmi così, a rinfrescarmi con questa body mist, la trovo veramente adorabile, dalla confezione alla fragranza, mi piace veramente tanto, non vedo l'ora che, insomma, di abbandonare il pile a favore di una simpatica maglietta bianca.
e non darmi con questa mist. Questa è molto diversa rispetto al profumo, cioè sono due cose veramente distinte. Veniamo alla differenza tra ozonato e marino. Allora, i profumi marini e le molecole, ovviamente, dei profumi marini sono quei profumi che vanno ad evocare proprio l'idea di acqua di mare, e quindi parliamo di alga di componente salata, tutti quei profumi che contengono la famosissima nota Calone Pfizer. Calone è appunto questa molecola sintetizzata da Pfizer che va a evocare proprio quella componente salata acquatica tipica dell'ambra grigia anche, e quella è la fragranza marina. Invece il profumo ozonato è quel profumo che evoca non tanto l'acqua di mare, tanto la componente salmastra, quanto l'aria oceanica, cioè questa componente ariosa, sferzante, che sì, contiene un po' di salsedine, però è un po' più trasparente, dà proprio quell'effetto vento, non so come dire. Un conto è se respirate l'aria che c'è intorno al mare, e un conto è se prendete l'acqua di mare e fate così. Ecco, questa è la differenza tra ozonato e marino. Ovviamente fanno parte della stessa sfaccettatura, perché parliamo sempre di sfaccettatura marina, però diciamo che le molecole utilizzate per dare l'una e l'altra sensazione sono delle molecole differenti. Quindi ozonato è appunto quella sensazione di freschezza, proprio che la sentite dentro al naso, quasi un po' di freddo, di quell'aria brezza oceanica, mentre marino è un po' più il profumo del mare in sé per sé, della salsedine, quella componente un po' più salmastra, alga, bagnasciuga, battigia, eccetera, eccetera. Bene, così, piccolo momento di insegnamento a base di cane, ecco. Quindi, detto questo, la preferisco fortemente rispetto al profumo, ve la consiglio. Non so se può essere andata discontinuata, spero di no, perché è veramente deliziosa. Ovviamente, cosa succede? Un po' come i profumi agrumati. I profumi marini a un certo punto tarabaralla sono sempre un po' gli stessi, tutti che rimandano un pochino al REM, i vari REM, fiore dell'onda, cioè le varie declinazioni dei profumi marini, vuoi non vuoi, ragazzi, cioè, sono abbastanza simili. Come si chiama? Quello di Tesori d'Oriente, non mi viene in mente il nome, Thalassotherapy, anche quell'altro di Gandini, cioè insomma anche nel mondo dei low cost la fragranza marina, vuoi non vuoi, è sempre un po' uguale, cioè le molecole sono quelle. Poi, soprattutto se c'è magari una matrice a cui ispirarsi, come può essere REM, che ha fatto veramente tanto tanto scuola, buonanotte, là sono tutti un po' uguali, per non parlare poi di acqua di sale, lì proprio si apre tutto quando un capitolo dei salini che si ispirano a quello. Quindi insomma, vi dico, non vi aspettate la rivoluzione francese delle fragranze, è chiaro, però nel ecosistema un po' limitato delle fragranze marine, vi dico che questa, secondo me, ha il suo posto più che dignitoso, e che ancora una volta non mi ricorda niente. Quindi è una fragranza alla REM, è una fragranza alla REM perché è marina, perché appartiene alla stessa sfaccettatura di REM, che è una sfaccettatura peraltro molto peculiare, cioè non è difficile, cioè non è facile trovare delle reali variazioni sul tema quando parliamo di profumo marino. Quindi è ovvio che un minimo di collegamento mentale magari vi verrà di farlo, però non mi sento di dire che questo è un profumo che assomiglia a acqua di sale o a REM o a fiore dell'onda o cose del genere. Ha quel quid di diversità, quindi mi sento veramente di consigliarvelo, che è un po' lo stesso ragionamento che ho fatto per agrumé. Parliamo proprio della stessa tipologia, diciamo, di discernimento. Ragazzi, tenete duro, stringete i denti, perché siamo alle ultime due fragranze. Allora, parliamo della famosa collezione delle vaniglie. Come sapete, uscì all'epoca vaniglia cashmere, vaniglia verbena e vaniglia oolong. Io conosco vaniglia verbena, che è una vaniglia che però non sono riuscita ad apprezzare fino in fondo, perché aveva questa interpretazione della vaniglia con la verbena, quindi questa sorta di vaniglia limonata, che purtroppo non mi è piaciuta, quindi no. Vaniglia cashmere non l'ho mai sentita, però ho vaniglia oolong. Vaniglia oolong è la vaniglia che secondo me tra le tre è quella meglio riuscita, in cui è fortemente presente questa nota di tè oolong, quindi di tè blu. Per farvela molto breve, assomiglia tanto, tanto, tanto a Bacche Fiorillegni di Erbolario. Questa però è uscita prima. Cioè, ci assomiglia veramente tanto. Quindi mi sembra anche
un po' ridondante stare lì a descriverla. Ho parlato già di Bianche Fiorellini sul canale, quindi se volete andate a recuperare anche quella recensione, per chi è pigro, cattivi, ma se qualcuno di voi fosse pigro e non vuole andare a guardare quel video, vi dico che è un profumo estremamente autunnale, che dà tanto questo effetto tisana, quindi tisana con fiori di garofano, con cannella, speziata, proprio la classica profumazione cozy autunnale che vi trasmette proprio l'immagine di una passeggiata in un bosco d'autunno, perché anche un non so che di umido e soprattutto c'è proprio questo odore di tè e di erbe, non erbe, scusate, di spezie che aromatizzano una bevanda, un po' un pumpkin spice latte. Se così vogliamo dire, di bevande instagrammabili, è un po' questa la sensazione. Il fondo vanigliato ovviamente rende tutto estremamente morbido, rotondo, è molto piacevole questa fragranza. Io questa l'avevo sentita un po' di tempo fa, prima che uscisse Bacche Fiorilegni, infatti mi aveva assolutamente colpito, però quando poi ho acquistato Bacche Fiorilegni il mio cervello non l'ha collegato a Vaniglio Long, l'aveva dimenticata. Quando poi mi è arrivata la fialetta di Vaniglio Long, mi sono resa conto di quanto in realtà si somiglino, quindi vi posso dire serenamente, se avete l'una, non c'è assolutamente bisogno di comprare l'altra, perché vi imbatterete semplicemente in un doppione, cioè sono veramente tanto tanto simili, ma proprio tanto. Quindi state tranquilli. Per gli amanti della nicchia, per gli snobboni della nicchia che devono avere le fragranze di nicchia, se no non è profumo, no? Vi dico Latte d'Oro di Gabriella Chieffo, questo ve l'ho già detto, fragranza estremamente uguale. Possiamo definire la risposta di nicchia a questo tipo di profumazione. Quindi c'è questo triangolo che già ve l'avevo descritto illo tempore, ve lo ripropongo. Quindi sappiate che queste tre fragranze si somigliano veramente tanto. È un buon profumo, sì, non lo comprerei, no? Uno perché ho appunto Bacche Fiorilegni e due perché Bacche Fiorilegni è una fragranza che poi utilizzando non lo inserite in un contesto molto sereno, quindi oggi mi sta un pochino sulle balle, però diciamo che in un mondo senza ricordi e senza esperienze, sicuramente vi potrei dire che è una fragranza che mi piace e se vi piace questa atmosfera di tè autunnale, quindi tè arricchito molto con le spezie e che trasmette proprio questa idea di calore e di rotondità, quindi un tè non rinfrescante, ma un tè confortante, vi posso dire che questo profumo vi può piacere tanto. Siamo alla fine, dopo la collezione delle vaniglie, parliamo della collezione delle ambre. Io delle ambre non ho sentito niente, no, non ho sentito niente, ho sentito soltanto questa che è Nettare d'Ambra. Nettare d'Ambra è la classica profumazione che sa un po' di zucchero bruciacchiato, di zucchero tostato. Inizialmente mi ricorda quelle fragranze come Mystic Sugar di Cuore Eterno, come proprio non mi viene in mente un'altra che mi ricorda, ma esiste, forse quella di Corres, anche Black Sugar, cioè insomma quelle fragranze che sanno in qualche modo di zucchero muscovado, non so come dire. Avete presente lo zucchero che si usa per fare i cinnamon roll, quindi quello molto denso, molto pastoso, molto scuro, super marrone, sa un po' di zucchero di canna. Però nel Dry Down mi ricorda anche un po', non so se questa associazione è un po' ufficiale, ufficiale sempre tra mille virgolette, come potrebbe essere ad esempio quella di Caffa, per dire, che è un po' riconosciuta all'unanimità, a me ricorda un po' Hypnotic Poison nel Dry Down. Mi ricorda un po' quella mandorla di Hypnotic Poison, ovviamente molto depurato e privo di quella componente appestante che tutti conosciamo e che ci ha fatto allontanare da lui, ma un po' me lo ricorda. Quindi mi ricorda anche un po' il Dry Down di Bouquet d'Oro di Erbolario, che come sapete, guarda tanto Hypnotic Poison, però appunto rappresenta su me la versione un po' più nature, un po' più gentile di Hypnotic Poison. Ecco, questo mi ricorda proprio quel tipo di gentilezza, quindi un Hypnotic Poison con la camicia di forza, ecco, dopo aver fatto un po' di elettroshock, probabilmente verrebbe fuori così. Quindi vi deve piacere quella tipologia di accordo. La trovo comunque molto coerente,
con anche il suo stesso nome, perché in questo caso nettare d'ambra mi dà proprio questa idea di un nettare, quindi di qualcosa di un po' denso, un po' appiccicaticcio, come può essere appunto lo zucchero, ad esempio il muscovado, qualcosa un po' quasi di melassa, che dà questo effetto un po' melassa. L'ambra io non ce la sento, cioè quella traccia olfattiva tipica dell'ambra io personalmente non la percepisco. Percepisco una generale morbidezza, dolcezza e rotondità che mi rimanda appunto alla fragranze Hypnotic Poison, Bouquet d'Oro, insomma quella tipologia lì. Un profumo che se avete apprezzato quei profumi lì non penso possa non piacervi, però se manco manco siete un po' stufi di quella tipologia di profumo, penserete che palle l'ennesimo profumo che sembra Hypnotic Poison. È un po' questa, insomma, la spiegazione nuda e cruda. Bene, spero che con l'editing questo 50 minuti che vedo nell'anteprima scenda vertiginosamente, altrimenti veramente sarà l'ennesimo sequestro di persona. Quindi sarò molto veloce nella parte del saluto e del congedo. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi invito ancora una volta a lasciare un commento e iscrivervi al canale se volete supportare la sua vita, la sua crescita e il suo inorgoglirsi sempre di più. Intanto vi mando un grandissimo abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento qui nel canile molto presto con un altro video. Ciao!